La suggestione pedagogica delle letture di oggi vorrei coglierla dalla prima lettura degli Atti degli Apostoli. In questo tempo di Pasqua noi leggiamo come prima lettura il testo degli Atti degli Apostoli che racconta la vita della comunità cristiana delle origini, e il brano di oggi ci presenta il ruolo di Barnaba che presenta Paolo dopo la conversione alla comunità. Perché? Perché Paolo aveva un passato di persecutore, e il vederselo entrare all'interno della comunità ecclesiale genera chiaramente disorientamento, turbamento, ma siamo sicuri, non è che questo poi alla fine ci frega. E quindi Barnaba svolge il suo ruolo di mentore, potremmo dire, ma soprattutto di rassicurare la comunità circa la presenza di Paolo. Dagli altri elementi che leggiamo nel brano di oggi, soprattutto degli Atti degli Apostoli, in cui si dice che la comunità della Chiesa stava in pace per la Galilea, per la Samaria, noi traiamo un messaggio pedagogico importante, che è l'importanza della comunità educante. Nessuno educa a nome di se stesso. Nessun educatore è solitario, ma in molti casi c'è un valore aggiunto che deriva dalla forza coesiva della comunità educante. Anche a scuola, per esempio, si parla di collegialità effettiva, per sottolineare come, al di là della collegialità formale, burocraticamente sancita, è importante che ad essa corrisponda una collegialità effettiva. Una volta si parlava di curriculum implicito, cioè la collegialità effettiva fa curriculum, cioè entra nel curriculum implicito di una istituzione scolastica. Più semplicemente potremmo dire che in ogni azione educativa ci vuole sintonia e concordia tra gli educatori. Così come in una famiglia, se ci sono due genitori che non sono sintonici e concordi nella loro azione educativa, i figli sono disorientati e non sanno più a chi dare ascolto, allo stesso modo nella scuola, in una situazione di tipo comunitario, è importante che ci sia sintonia e concordia nella comunità educante, cioè collegialità effettiva, perché le azioni educative messe in campo da ciascuno degli insegnanti vengano rafforzate dalle azioni educative messe in campo da ciascuno dei colleghi. È dolce la compagnia di chi vive in una comunità reale con una collegialità effettiva.